on the side of the street, letting our lover before I quit. We'll say you can't fuck you to stop. When I start loving, I just can't stop. I'm a soul man. Che braccio? Isolamento, blocco 9. Procedura standard? Libertà vigilata, 3 su 5, buona condotta. Va bene, un momento. Un orologio digitale Timex rotto, una giacca di un abito nera, una cravatta nera, un cappello nero, un paio di occhiali neri, un paio di scarpe nere, un profilattico non usato, uno usato, $23.12, firma qui. Behind. Crazy about
the heart of that woman of mine. Man, my baby's wrong. Quit gushing down my baby towel. You know my baby's wrong. Quit gushing down my baby towel. Yeah, my baby, she loud. My baby, she town. She's sleeping in the kitchen and I'm sleeping in a house. Crazy about the heart of woman of mine. Well, I love my baby. She's so fine. Wish she'd come and see me sometimes. And I believe I love her. Hold on, Shane. Should I believe in Shane? She wants a shipping man. Hey, hey, hey. Questa? Questa che? Quest'auto. Che cavolo si rappresenta? Dov'è la Cadillac? La che? La Cadillac, la Caddy, la Bluesmobile che avevamo una volta. La Bluesmobile, Jake, l'ho cambiata. Hai cambiato la Bluesmobile con questa? No, l'ho cambiata con un microfono. Con un micro... Vabbè, hai fatto bene. E questa? Che cavolo mi rappresenta? L'ho presa a marzo, all'asta della Polizia Municipale di Mount Prospect. Facevano una svendita totale degli automezzi e praticamente me l'hanno data gratis. Ah, un pensiero davvero carino. Il giorno che io esco di prigione, il mio unico fratello mi viene a prendere con una cavolo di macchina della polizia. Ma perché non ti piace? No, non mi piace. Ma almeno va forte quest'auto? Beh, è della polizia. Motore truccato, sospensioni rinforzate, gomme antiscoppio, sedili in pelle, indovina un po'. Accendino? Oh Cristo, l'accendino! In compenso, non abbiamo bisogno dell'antifurto perché è tutto collegato con la sirena. Allora, guardala bene. È la nuova Bluesmobile oppure no? Rimettici l'accendino. Thank you.
ci facciamo qui? Avevi promesso di venire dalla pinguina il giorno che uscivi. Sì? Beh, le ho detto una bugia. Non si dicono bugie alle suore. Dobbiamo andare a trovare la pinguina, Jake. No, manco scannato. Kofu! Jake ed Elwood! Jake ed Elwood, che fai? Mi prendi in giro come andare piccirito che mi fai il verso? Come state, figlioli? Che piacere rivedervi! Va, accomodatevi, prego. No, no, figlioli, venite qua, davanti a me. Vi voglio vedere bene in faccia, avanti. Vi devo raccontare una cosa. La contea il mese scorso ha fatto un accertamento fiscale su questa proprietà. Vogliono la bellezza di $5,000. E io come farò con questi picciriti qua dell'orfanotrofio? Ma non li dovrebbe pagare il vescovado? E dovrebbe, se fosse interessato a tenersi la proprietà. Ma non è interessato, vuole vendere tutto al Ministero della Pubblica Istruzione. E lei? Che fine farà? Che ne saccio, verrò mandata alle missioni. Ma scherziamo, $5,000, non c'è problema. Glieli portiamo domattina, andiamo Elwood. Io, i vostri sporchi soldi rubati, non li voglio né ora né mai. E va bene, allora sono cavoli tuoi, sorella. Ah! Che dicesti? Le ho offerto il mio aiuto. Lei ha rifiutato di accettare i nostri soldi. E allora ho detto, e allora sono cavoli tuoi, sorella. Ah! Per Cristo, Jagar! Ah! Porca puttana, sorella! Ah! Sorella! Vaffanculo! Strozza! Mi si stringe il cuore a vedere due giovani così come voi, due piccirini eravate, cresciuti nell'obbedienza dei 10 comandamenti, metti come donne, due mascalzoni che conoscono solo che parolacce, dammi che devo, che conoscono solo che parolacce. E adesso andate e non vi fate più nel vedere, almeno fino a quando non sarete contriti, pentiti, redenti. Ragazzi, ma dico io, quando imparerete a non dire parolacce alle suore? Curtis! Come stai? Ti trovo bene. Bene, bene. Mettetevi comodi, vi offro qualcosa da bere. Grazie, Curtis. Ragazzi miei, le cose vanno male. Venderanno tutto al Ministero della Pubblica Istruzione ed io finirò in mezzo a una strada. Quei soldi devono arrivare nell'ufficio dell'assessore entro 11 giorni, capito? E cacceranno via anche te? Oh beh, è certo. E cosa vuoi che gliene importi a quelli del ministero di un vecchio come me? Curtis, tu e la pinguina siete tutta la nostra famiglia. Tu sei l'unico ad essere stato buono con noi. Ti ricordi quando ci cantavi le canzoni di Elmore James e suonavi l'armonica in cantina? Sì, sorella Mary aveva ragione. Non vi farebbe male un po' di catechismo. Cercate il reverendo Cleofus. Ascoltate le sue prediche. Mi ringrazierete. Curtis? Non ho intenzione di stare a sentire un predicatore del cavolo che mi parla di inferno e di paradiso. Jake! Tu devi ravvederti. Vai al catechismo. Jake, quei soldi andrebbero trovati in maniera onesta. Ah, la vedo dura davvero. Ha ragione, Curtis. Dobbiamo redimerci. Dobbiamo andare al catechismo. Stronzate. Andiamo, Jake. Fratelli, venite, fratelli, venite! Il sermone di oggi sarà tenuto dal nostro amato reverendo Cleofus James! Sì, fratelli.
fratelli, sì. Certo, certo, fratelli, sì. Bene, bene, bene. Bene, fratelli! Attenzione, attenzione e silenzio! Io voglio raccontarvi un sogno, fratelli. Sì, sì, voglio raccontarvi un sogno. Il sogno che ho fatto stanotte. Il sogno in cui il Signore mi ha parlato. Sì, 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 fratelli, il Signore mi ha parlato. E volete sapere in che modo? Volete sapere in che modo? Sì, lo volete sì, sapere? Sì, ah, sì, fratelli. Sì, fratelli, è stato fortissimo, come un'illuminazione. Io dormivo e ad un certo punto ho iniziato a sentire un suono come uno scampanio, un tintinnio, un rintocco di campane che suonavano e diventavano sempre più forte, sempre di più, sempre più grande. Sì, fino, sì, sì, fratelli, fino ad invadere tutto nel mio sogno. Ebbene, fratelli, volete sapere? Sì. Volete sapere cos'era quel suono? Sì. Volete sapere? Sì, vogliamo! Fratelli, erano le anime dannate dell'inferno! Oh. Sì, sì, fratelli, erano le anime dannate che attraverso quel suono si lamentavano, oh, esprimevano il loro dolore, la loro disperazione! Oh. E sapete perché, fratelli, perché erano così disperati? Perché? Perché per loro non c'era più speranza. No, non c'era più la speranza. No, perché avevano perduto quell'unica possibilità che ci è data attraverso questa vita di vedere la luce. La luce, fratelli. Sì. La luce. Ditelo con me. La luce. La luce. La luce. La luce. Fratelli, se noi non guardiamo la luce, se noi perdiamo questa possibilità che ci è data, faremo la fine di quelle anime dannate. Sì, sì, fratelli. Dunque, non vi dimenticate. Dal primo istante del vostro risveglio, guardate la luce, seguite la luce, guardate la luce. Sì, e non faremo quella fine. No. E adesso, fratelli, è ora di cantare il nome del Signore. È ora di cantare inni a Dio. E state attenti, vegliate, guardate sempre quella luce, perché l'angelo di Dio arriverà nella notte come un ladro. Sì. Gloria al Signore! Sì. Gloria! Gloria! Hey, glory, hey, worry, hey, turn me.
fratelli, così. La banda! Lui ha visto la luce! La banda! Sì, la luce! Sì, tu hai visto la luce! Sì, ho visto la luce! Oh. Gesù Cristo ha fatto il miracolo! Oh. La banda è la banda! Sì, la banda! Sì, ha benedetto il nome di Dio! Il Signore benedica gli Stati Uniti d'America! Sì! La banda! One, two, three, and let us go! Down to the river, down to the river, all the way, all the river, down to the river, down to the river, all the way, with the river, down to the river, in the hole, all the way, hey! La banda Elwood, la banda! Rimettiamo insieme la banda. Facciamo un po' di concerti, qualche serata e $5,000, bang! Calmati, Jake. Rimettere insieme la banda non è mica tanto semplice. Perché? Tu hai qualche telefono, no? Sì, un paio di contatti ce l'ho, ma poi si sono messi tutti a fare dei lavori rispettabili. Vabbè, ma dai, questi contatti, insomma, ti tieni in contatto con loro, sì o no? Sì, ti ripeto, i contatti ce l'ho, ma poi scusa, quanti ti hanno scritto? O quanti ti sono venuti a trovare in galera? Ma dai, Elwood! Non è gente che scrive lettere quella lì. Io stavo dentro, tu stavi fuori. Eri tu che dovevi tenerti in contatto con loro. Cosa? Che avrei dovuto fare io? Tenermi in contatto con loro? Certo. Non facevi che dirmi che quando sei riuscito ci saremmo rimessi a suonare insieme. Sì, chiaro. E poi ti avrei illuso? Ti avrei tolto la speranza? Come avresti fatto, Jake? Come avresti fatto a tirare avanti là dentro? Mi sono preso la libertà di imbrogliarti. Mi hai mentito. Sì, ti ho mentito, Jake. Ma l'ho fatto a fin di bene. Ok, l'hai fatto a fin di bene. Quali sono questi lavori rispettabili? Beh, Steve, il colonnello Gordon, Donald Duck Dunn, Willy, Tom Bob Malone, quello che era il sistema nervoso, la spina dorsale di una rhythm and blues band, ora sono diventati Murphy and Magic Tones e vanno in giro vestiti da scimmiette ammaestrate. Ah, stavo meglio io col pigiama a strisce. E Fabulous? Capo maître all'hotel Chapel. Questo è rispettabile. Matt Murphy? Il peggiore, si è sposato. Ha aperto un ristorante a Maxwell Street e Blue Lou è andato con lui. Ho capito. Manca solo che mi rimettano in carcere. Questo è impossibile. Siamo in missione per conto di Dio.
down to work and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you talk. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, you can take like that. How. Hey, hey, yeah. Come on, I love you, baby. I love you. I love you, baby. I love you, I love you, I love you, I love you. Desiderate, ragazzi? Avete del pane bianco? Sì. Bene, io prendo del pane bianco tostato. Ci vuoi del burro e marmellata sul toast, tesoro? No, signora, liscio. Avete del pollo fritto? Sì, il pollo fritto più buono dell'Illinois. Mi porti 4 polli fritti e una coca. Petti di pollo o cosce di pollo? 4 polli fritti e una coca. E del pane bianco tostato? Ci vuoi qualcosa da bere col pane? No, signora. Una coca? Arrivo subito. Ehi, Matt! Di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri. Devono essere due sbirri della CIA o roba simile. Sì, ma che cosa hanno ordinato? Quello più alto vuole pane bianco liscio tostato con niente sopra. Elwood? E l'altro la bellezza di 4 polli fritti e una coca. Figurati! E Jake, Cristo, sono i Blues Brothers! Ehi, ragazzi! Ma, ciao, Jake! Ciao, Elwood! Allora, come si stava in galera? Ah, un cesso. Facevo un'anatra all'arancia schifosa. Ragazzi, sempre meglio della Chateaubriand del carcere di Derwood. O della Bechamel del penitenziario della Contea di Cook. Ragazzi, le cucine federali sono in ribasso. Matt, io e Elwood vogliamo rimettere insieme la banda. Ci servi tu e Blulu. Ehi, silenzio, che la mia vecchia mi fa secco. Ci penso io. No. Signora? No. Deve capire che questo affare è più importante di qualsiasi problema familiare che voi possiate avere. Matt, ma di che diavolo stanno parlando? Tesoro, per favore, non ti arrabbiare. Non cominciare col tesoro che t'ho capito, eh. Io ti dico che in giro per il mondo non ci vai più e non tornerai a fare il vagabondo in quei localacci da 4 soldi con quei pezzenti dei tuoi amici. Ehi, ma questi sono i Blues Brothers. I Blues Brothers, che stronzi, ma se ti devono ancora un sacco di soldi, eh? Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. Eh no, non voglio bestemmie qui dentro, non voglio bestemmie qui dentro. Questo è il mio locale, questo è il mio uomo. E ora voi ve ne tornate dritti da dove siete venuti, senza il tuo pane bianco liscio tostato e senza i tuoi 4 fottuti polli fritti e senza il mio Matt Guitar Murphy. Ehi, tesoro, le decisioni sulla mia vita le prendo io. Ascoltami bene, è meglio che pensi bene a quello che dici e alle conseguenze delle tue azioni. Ma chiudi il becco. Just so I am.
everything scores. Trying to get a bit of loose mind, then I care for my bottle yours. Yeah, I think, think about what it's trying to do to me. Yeah, yeah, yeah. Think, that's why you're less than me. You need me, and I need you. Without each other, there is nothing we can do. Yeah, yeah. Think about me, what it's trying to do to me. Capito? Andiamo, ragazzi. Che stronzi. Di nuovo in piedi, ci servono amplificatori, microfoni, tastiere, chitarre. Per questo siamo da Ray. Scusate, ma in questo negozio seguiamo delle regole molto ferree riguardo il provare gli strumenti. Un dipendente della nostra ditta deve essere sempre presente. Allora, che cosa volete? Ray, sono io, Jolly AJ, ti ricordi? Una volta ho noleggiato da te degli amplificatori per il mio gruppo, i Blues Brothers. E tu, piccoletto! Avanti, bussa via! Mi piange il cuore, vederlo così piccolo e già ladro. Ray, sono Elwood. Ci servono chitarre, microfoni, amplificatori... Insomma, tutto quello che hai. Ray, che mi dici di questa tastiera? Ah, Jake! Tu hai gli occhi buoni, amico mio. Questo strumento è il migliore strumento di tutta Chicago. Ah, sì? E quanto vuoi? 2000 verdoni ed è vostro. Ve lo impacchetto e vi do pure sopra i tasti neri gratis. $2000 per questo mucchio di merda? Ah dai, Ray, è vecchia, è usata, non ha più grinta. Ma dagli un'occhiata, no?
Scusate, ma io credo non ci sia nulla che non vada in questa tastiera. Well, I heard about a fella we can dance with, a lover in the neighborhood. So why did you touch me, baby? I didn't you think I could? Well, I know all that the boogie love is out of sight, by the jingle in the ring tonight, by the shooting me and you, I could, baby, I would have shown you how we do it right. Do it right. When tears come down.
very way I do. The way I do. You're cheating now. You're cheating. He's gonna tell. Ok, abbiamo la banda, abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo un contratto. Come no? Questa sera suoniamo qui, al Bob Country Bunker. Jake, non voglio illuderti, ma il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys. I Blues Brothers. Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Trionfale ritorno. Ci deve essere un errore. Elvo, vieni con me. Allora, cosa vi servo, ragazzi? Avete fame o sete o siete qui solo di passaggio? Volete una birra o qualcosa di più energico? Lo sapete che facciamo la miglior bistecca al pepe dell'Illinois? No, grazie bellezza. Magari ci faremo fuori qualche birra un po' più tardi, sai. Noi rimaniamo qua tutta la notte. Vedi, pupa, noi siamo la banda. Davvero? Siete arrivati? Ehi, Bob, è arrivata la banda! Sì, eccomi, arrivo subito! Che genere di musica fate qui di solito? Oh, ne facciamo di tutti e due i generi. Country e western. Country e western. Jake, sei sicuro che sia questo il locale? Sì, è questo, non preoccuparti. E salve ragazzi, siete voi Good Old Boys? Sì, in carne ed ossa. Io sono Bob e questo è il mio localino. Ah, è un bellissimo localino, Bob. Sono contento. Ragazzi, questa è la lista dei pezzi. Claire, prendi questi ragazzi e falli sistemare e accendi anche la luminaria, dai. Jake, guarda questa lista. Non conosciamo nessuno dei pezzi di questa lista. Ma questa lista non sono pezzi obbligatori. Sono soltanto quelli richiesti. Noi attacchiamo col nostro repertorio. Ragazzi, give me some lovin'. Vai. Signori e signori, siamo lieti di essere qui, siamo i Good Old Blues Brothers Boys Band from Chicago. Io sono Elwood e lui è il mio fratello Jake e vi auguriamo buon divertimento. And a tear rising and a dream on the floor. Trying to people rocking and I wanna come more. Trying to kill me baby, I don't know what to get. You try to play it easy, this crazy soul. Hanno spento la luce, l'hanno fatta apposta. Beh, d'altronde ce l'aveva detto Claire. Qui facciamo questi due generi, western e country. Non poteva piacergli Gimme Some Lovin'. E allora? Non possiamo accontentare lo stesso? Jake, dobbiamo pensare a qualcosa che piaccia a questa gente di corsa. Ragazzi, che ne dite di suonare Rawhide? Sì, Rawhide, che tonalità? In sol. Oh Claire, questa è la canzone western, accendi questa luminaria! Rawhide.
problem you hide. Don't try to understand all my cheers full of blame. My wedding of the healers by and by. My hairs are calculating, my children will be winning. My wedding of the end of my reign. Mualala, Hannibal, Hannibal, Mualala, Mualala, Hannibal. Ed ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. Just one man. Stand by your man. Take him to heart to climb to. And something warm to hurt you when night is cold and lonely. Stand by your man. And show the world you love him. Keep keeping all the love you can. Stand by your man. Stand by your man. And show the world you love him. And give him all the love you can. Tagliamo la corda che è meglio. Ehi ragazzi, ragazzi, devo dirvi che di musica buona come la vostra non se ne sentiva da un sacco di tempo da queste parti. Bob, mi dispiace che non ci ricordavamo la mia vecchia casa nel Kentucky. E me la canterete la prossima volta. Bob, senti, come la mettiamo per la paga di questa sera? La paga? Sempre i soldi, sempre i soldi. La paga, sì, dunque, sarebbero $200. Ma ragazzi, vi siete scolati $300 di birra e quindi significa che... No, un momento. Conto. Quando siamo arrivati, sua moglie non ci ha fatto pagare il primo giro e pensavamo che fosse una sorta di omaggio per la banda, capisci? No, non credo proprio. E allora faccio una colletta qui tra ragazzi? Sì, ecco, sarebbe il caso, sì. Ehi, Jake, vieni qua. Non preoccuparti, ritroveremo i soldi per la pinguina. Domani abbiamo appuntamento con Maurice Line, ma ora svignamocela, è di corsa. Sali in macchina e metti in moto. Ehi ragazzi, certo che ve ne siete scolata parecchia di birra questa sera, vacca boia! Bob, devo dire che è stato un piacere suonare per te nel tuo localino. Sai, mio fratello è in macchina, ti sta compilando un assegno sull'American Express a copertura delle nostre consumazioni. È meglio che vado a vedere cosa combina, perché noi abbiamo le firme abbinate. Di solito ci mettiamo seduti in macchina, li compiliamo sul cruscotto gli assegni. Lo so, ok? Bello, gli assegni. Ok, grazie, ti sarei molto grato, grazie. La penna. Hey Bob, è stato bello ballare con te questa sera. Senti Bob, ti
sei chiesto perché da quasi un anno vengo qui tutti i fine settimana? Ma perché ti piace la nostra birra, pupa? Ma no, Bob, sei ingenuo. Il vero motivo sei tu. Un anno fa ho conosciuto un uomo identico a te che mi ha fatto perdere letteralmente la testa. Il suo nome è Crisp, James Crisp. Ah sì? E io sono Jane, Calamity Jane. Dai, Bob, andiamo, vieni ad aiutarmi. Ah, senti un po', Calamity Jane. Tu sei Calamity Jane? Sì. E allora vorrà dire che ci metterò una pietra sopra. Addio. Sembra la cosa giusta. Addio. Mori, sei in debito con me. Noi suoneremo dovunque, comunque e per chiunque. Mandaci alla sala dell'app, o al Crystal, o addirittura al Morgan. Abbiamo sempre avuto un sacco di successo in quei locali. Ragazzi, non lo so. I tempi sono cambiati. Oggi la gente preferisce ballare. Ma poi, scusate, che vorreste fare? Lo stesso show? Con quei vestiti da beccamorti? Ma dai, spaventate tutta la gente. Date retta a me, un bel paio di jeans e una magliettina bianca come tutti i complessi del mondo. Mori, ci servono $5,000 e alla svelta, capito? $5,000, dovreste riempire il Madison Square Garden per alzare quella cifra. Ma chi vi credete di essere? I Beatles? Fatti un po' vedere. Tu sei Paul, eh? E lui magari è John, eh? Ehi, John, che cosa ti prepara questa sera Yoko Ono per cena? Sushi? Di nuovo sushi? Tutte le sere sushi. Stasera sushi. Yesterday sushi. Ma rimanda la casa della mammina, dai, su. Noi riempiamo qualsiasi sala del paese, ok? Lo conoscete il Palace Hotel? No, mai sentito. È una vecchia costruzione fatta intorno agli anni 40. È a nord, sulla strada che va a Todi. Dopo il lago di Corbara, se riempite quella sala, i 5,000 li fate di sicuro. Ok, prenotaci per domani sera. Ah, per domani sera. Prima bisogna preparare tutta la campagna pubblicitaria, dai. Mori, se è per questo, non c'è problema. Io e mio fratello ci siamo nati in campagna. Fa le battute lui. Sì. Allora è vero quello che si dice di voi, che non siete fratelli, ma siete cugini, i cugini di campagna, No. Sì. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come lo hai lasciato tu. Scusate ragazzi, ma come cantante sono stato sempre un po' scalzo.
Non fare le battute a me, ok? Ragazzi, non se ne fa nulla. Mori, di un po', come sta tua moglie? Avrei delle strane storielline da raccontarle. Non mettere in mezzo il mio amore, ok? Non voglio assolutamente che venga mai menzionato il mio amore, ok? Non provare a ricattarmi con il mio amore, ok? Mori, spiegami una cosa. Ma dopo tutto questo tempo ancora la chiami amore? Sì, la chiamo amore, la chiamo sempre amore, perché dopo tutto questo tempo io mica mi ricordo come si chiama la mia moglie. Lucia? Maria, finisce con A. Con A. Anna. Anna. Inizia non... e finisce con Anna. Non provate a ricattarmi con Anna. Sei sicuro? Sì. Con Anna, ok? Ok, lasciamo perdere Anna. Però Mori, quel lavoro ci serve. Siamo in missione per conto di Dio. Tu trovaci la sala e io ti garantisco un pianone mai visto. Ok, mi avete convinto. Anche perché mi avete fatto ricordare il nome di mia moglie. Vi do la sala grande del Palace Hotel, ok? Ok. Vi addobbo il localino e vi faccio una campagna pubblicitaria faraonica, ok? Ok. Io credo che non farete un dollaro che uno, ma nel caso contrario vorrei sentirne l'odore anch'io, ok? Okay. E poi dovesse esserci un long play da parte vostra, il primo lo venite a registrare nella mia cassa discografica, ok? Ok. Andava a piedi nudi per la strada, non pestarmi, anima mia. Bambini, venite con me, mettiamoci qui. Conoscete già Jake e Delwood, vero? Oh, un tempo vivevano qui ed io cantavo per loro esattamente come faccio per voi oggi. Questa sera Jake e Delwood andranno a cantare e a suonare con la banda e il ricavato sarà destinato a dei bambini orfani come voi. Per cui dovete contribuire, ok? E adesso su, andate e fate pubblicità ai vostri amici! We'll be right back.
conoscete Minnie Limpicciona? Io conoscevo una certa Minnie Lampadona. Ma no, no, la canzone Minnie Limpicciona. Beh, allora? Beh, suonatela. Story about the Minnie the Moocha. She was a low down Yoochie Moocha. She was roughest, toughest, frail, but Minnie has a heart as big as a well. Adi, 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 oh. About the king of Sweden, he gave her things that she was needed. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Adi 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 adi. A siti titi ti prosato, siti titi ti prosato. Dai, è il momento, forza! No, 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 un momento ragazzi. Non li ho mai sentiti cantare questi due, d'accordo? Va bene, tanto ormai non ci scappano. Sì, esatto, dai, circondiamoli, forza. We'll be right back.
simpatica gente. Un caro saluto in particolare ai rappresentanti di questo stato che si sono uniti a noi qui nella sala grande del Palace Hotel. Ci auguriamo che lo show sia di vostro gradimento e ricordatevi che chiunque voi siate e qualunque lavoro voi facciate, per tirare avanti e sopravvivere c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Oi, me, everybody! Grazie, anche a nome di Wilson Pickett, dedicata al fu grande Magic Sam. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, Chicago? When I want to take you to this aid, come on, baby, don't you, baby, lay out of here. Baby, don't you want to go back to the same old place, sweet home Chicago? Come on, the same old place, sweet home Chicago. Come on, Nikita, I'm all right.
16, nous devons le baby en haut. Si on a passé, allez, hey, baby, don't you wanna go? Better this same whole place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Seven whole place, my sweet home, Chicago. Siete stati bravissimi, bravissimi. Ci vediamo domani nella mia sala discografica, ok? Ehi, stronzate. Stronzate. Ricordati che il presidente della Carillon Record, la più grande cassa discografica della costa orientale, non dice mai stronzate, ok? E allora? Eccovi 10.000.
l'acconto per il vostro primo long play. Ok, ok, affare fatto, affare fatto. Ok, Mori, senti, questi piedi piatti stanno qui per noi e noi dovremmo uscire senza dare nell'occhio. Esistono uscite di sicurezza in questo posto perché io non ne vedo. È la vostra giornata fortunata. Ragazzi, conosco questo palco come le mie tasche. Qua negli anni 70 ci facevo i musical con la professoressa Cecconi. Qua sulla sinistra c'è un'uscita, da su un vicolo cieco, arrivate fino in fondo, a sinistra Polleggioni, voi no, a destra e poi giù, giù, giù. Ma mi raccomando, lungo il corso non parlate mai in americano, perché se vi becca il pompiere, prima vi porta a vedere le tombe etrusche e poi il pozzo di San Patrizio e ci fate note, ok? Ok. Ok, ok, ok. Senti, senti, Mori. Allora, di questi soldi, $1,400, portali al negozio di strumenti musicali di Ray a Calumet City. Okay? Ok. Il resto, dali alla banda. Beh, ok. Mi raccomando. Andiamo, Jake. Vi dichiaro in arresto? Fermi, fermi, dove andate? Vi dichiaro in arresto tutti quanti. No, no, no. Che perché? No, lei non può arrestarci adesso. Ispettore Roitelli, no. Ah, no, e perché? 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 Perché, Albut? Perché? Perché? Perché siamo in missione per conto di Dio, ecco. Perché. Bella questa. E Dio vi avrebbe ordinato di radere al suolo un incerto centro commerciale, far saltare una rispettabile pensioncina, portare scompiglio in un corteo democraticamente autorizzato. Democratica cosa? Ma se erano nazisti! Per non parlare di tutti i danni causati all'intero corpo di polizia di questo stato. Dove? Forza, portateli via. Un momento, capo. Non possiamo andarcene ora. Questa gente ha pagato per vedere il nostro show. Sì, vogliamo lo show. Vogliamo, vogliamo lo show. Show. Vogliamo lo show. Vogliamo lo show. Vogliamo lo show. Grazie, grazie. Vede, maresciallo, capo, ispettore, ispettore. Ispettaro, sì. Non possiamo mica deluderli, loro hanno pagato il biglietto. D'accordo, forse abbiamo agito male. Forse? Ma lo abbiamo fatto per una buona causa. Adesso senta, questi soldi vanno portati all'ufficio delle imposte di Chicago entro domani, altrimenti sarà tutto inutile. Ma per questo non dovete preoccuparvi, ragazzi, ci pensiamo noi, giusto? No, un attimino, capo ispettore maresciallo, non è che per deluderla, per non fidarsi, è che... Andiamo, Elwood! Andiamo! Beh, Jake, se tu sapessi che grande piacere è vederti strisciare come un lurido verme! Non c'è problema, non c'è problema. Questa volta non mi sfuggirai! Che piacere vederti, fiorellino! Sei un luridissimo porco! Io sono rimasta casta e pura per te. Sono rimasta davanti all'altare, intrepida e virginale, attesa di te, con 350 invitati, tra parenti e amici. Mio zio aveva ingaggiato i migliori cuochi rumeni dell'Illinois. Per le 7 limousine del corteo nuziale, mio padre ha versato una tangente a racket delle pompe funebri. E quindi, per me, mia madre, mio padre, mia nonna, mio zio e tutta l'onore della famiglia, devo uccidere te e tuo fratello. Ti prego, non ucciderci, ti prego! Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia. Pensi di potertela cavare così? Dopo avermi tradito! Non ti ho tradito. Dico davvero. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tittoria non mi aveva portato il tight. C'era stato il funerale di mia madre. Era crollata la palazzina, un tremendo terremoto, un'inondazione, le cavallette! Non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Oh, Jake.
tesoro. Andiamo? È fatto così. Jake, sono 120 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio. E portiamo tutti e due gli occhiali da sole. Vai! Come va? Siete stati bene? Siete stati bene? Oh, che bello! E voi siete stati bene, bimbi? Veramente un sacco di gente, tutte queste persone, per una situazione del genere, un bellissimo concerto, una bellissima esibizione. I Blues Brothers sono stati divini, è vero o no? Oh! E anche se poi, in fondo, alla fine è sempre la solita storia. Quei ragazzi non cambieranno mai, no, no. Ma che volete farci? Non sarebbero i Blues Brothers, vero? Ma state pure tranquilli che quando si mettono in testa una cosa non c'è verso di farvi cambiare idea. E poi una missione per conto di nostro Signore va portata a termine, non vi pare? Non vi pare? Oh, perché sono un po' vecchio, non vi sento. Sì, sì, sì. I Blues Brothers sono riusciti a salvare l'orfanotrofio. E quei soldi, beh, quei soldi sono stati ben impiegati. Oh, anche i vostri soldi sono stati ben impiegati. Non vi pare? Come? Volete sapere com'è andata a finire? Beh, come sempre, no? Walk on crying in the cottage. Prison on the bending and the way to well. Charles B. Lecroft, and Bert Lefstraw, and Bert, you know who's the boss. From the stage to Jeff Hausdorff, down, 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 down to 64, waiting on the ground and all this light trombone. Wish you paper in the nose from Grace Boom Bay, and all the way to Session Booty Park, Blue Gang Lefstraw, and Bert Lefstraw, and Bert, you know who's the boss. From the stage to Jeff Hausdorff. Thank you.
wishes are wrong. So, let's rock. Everybody, let's rock. We'll be right back.
Ci auguriamo che lo show sia di vostro gradimento e ricordatevi che chiunque voi siete e qualunque lavoro voi facciate per tirare avanti e sopravvivere, c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Voi, me, everybody! Perché è importante trovare il giusto qualcuno da amare, da baciare!